alle scuole medie facevo un po' di tutto, dal basket alla pallamano e infine all'atletica, e non volevo sceglierne uno visto che ero brava un po' in tutto. Sono andata al campo e al tempo appunto la mia ex allenatrice mi ha detto: sei molto portata, perché poi mi faceva fare le sfide con i maschi e li battevo perché ero molto veloce. Ho iniziato a gareggiare, andare fuori, campionati europei, giovanili. Si dice spesso che si sceglie lo sport, ma posso dire che è l'atletica che ha scelto me. Svegliarsi alle 8:30, andarsi ad allenare, cosa che per qualcuno è più un più, mentre per me è il mio lavoro. Da ragazzina ho dovuto rinunciare a molte cose, però ora mi guardo e dico: sono la persona probabilmente più fortunata, mi sento grata. Mi sono accorta di essere molto molto forte quando ai mondiali del 2022 mi sono trovata in batteria con la campionessa olimpica, quella che da sempre, da quando avevo 13 anni, era il mio idolo, quella che guardavo e guardavo le sue partenze, guardavo come partiva per emularla. Siamo partite dai blocchi ed ero partita proprio davanti alla campionessa olimpica per 30 metri, per cui diciamo che la partenza è il mio punto di forza. Migliorando quello posso arrivare oltre il mio limite. La voglia di andare oltre arriva dal momento in cui mi guardo intorno e vedo il mio percorso, i sacrifici che ho fatto. Entro in pista, devo dare il massimo. Ci sono stati un po' di momenti in cui uno vuole mollare tutto, che sono la parte più brutta, che sono gli infortuni, purtroppo. Arrivano, tu non te lo aspetti, fanno parte del gioco. Una volta che ti rialzi, puoi fare qualsiasi cosa. La determinazione, la perseveranza e la dedizione sono i tre punti fondamentali per poter fare qualsiasi sport. Giorno per giorno, oggi metti un mattone, il giorno dopo devi mettere un mattone, se un mattone cade non devi pensare che devi buttare tutto giù, ma continuare a metterne altri finché non arrivi al giorno del tuo obiettivo e ti guardi indietro e ti dici: ho fatto tutto il possibile. Per me questo significa resilienza, spingere ancora per fare meglio.